buongiorno a tutti con questa giornata di tramontana, con questo sole meraviglioso. Piccola diretta prima di andare al lavoro per farvi assaporare un po' il sole di questa giornata del Sant'Agostino. E qua c'è la zona delle palme di Ostia. Queste, per fortuna. Buongiorno Dario. Zona palme. Guardate che c'è l'azzurro che c'è oggi. Fa fresco, fa 6 gradi in questo momento. Stamattina ha gelato pure stamattina. Guardate che bel sole. E andiamo a vedere un po' la situazione a mare. Si vedono i coriandoli sulla spiaggia. È iniziato il carnevale già da una settimanella. Stanno ancora facendo i lavori di rimozione di tutti i legni sulla spiaggia. Oggi non ci vedremo al tramonto, troppi impegni in questo periodo. Mi spiace. Grazie Rudy. Ciao Enzo. Ieri è stato trovato anche un cinghiale morto sulla spiaggia, quindi stanno facendo un lavoro di rimozione di tutto ciò che si trova. Oggi non è limpida l'acqua, molto opaca. Oggi è un giro veloce perché si inizia lezione fra 20 minuti. Guardate che sole che c'è. Tonifica, tonifica. È impressionante quest'anno quanta legna abbia portato il mare. Qui ha portato anche Poseidonia, un pochino di Poseidonia, come vedete. Una bella neverita. La Poseidonia sono le alghe, in realtà sono piante superiori, non sono alghe, però insomma adesso risaliamo da lì, ci facciamo un giretto sul lungomare e poi ci si lascia. C'è un azzurro incredibile, qua la passerella con la mareggiata è andata, poi la rimetteranno a posto, si spera. Gianfranca. Sì, Dario. Non ce n'è tantissima qui da noi,
qua fanno i lavori, i lavori stanno facendo qua. Ecco, stanno distruggendo, stanno facendo dei lavori di tubature, qualcosa. A che altezza sta Elisabetta il 26? Che dici te? Eccoci qua, stavo sulla ciclabile. Che errore. Ah Dario, l'irrigazione, ma non credo, perché stavano proprio distruggendo il mattonato, quindi secondo me manco le telecamere, credo. E si ritorna dove abbiamo iniziato. E allora, si va a scuola, era giusto una diretta per di fronte al Miramare, allora ci andrò. Ecco qua di nuovo il sole. Un saluto a tutti quanti e non so quando ci vedremo. Ciao!